Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Spore. Oggi cerchiamo di conquistare le ultime tre città della nazione arancione e passeremo alla fase spazio. Prima di tutto prendiamo questa nuova città che mi sembra sia una città religiosa. Sì, poi dopo è una città religiosa. Intanto posizioniamo le torrette che serviranno sicuramente per le difese, che senza difese, le città vengono conquistate in poco tempo. E soprattutto se le metto ora le torrette, dopo non le pago più tanto come le pagherei nella fase spazio, che nella fase spazio aumentano di prezzo. Ma almeno sulle colonie, poi non mi ricordo se sul pianeta madre aumentano anche loro. Però so che sulle colonie costano care. Ok, mettiamo giusto così per fare una città che almeno mi dia un po' di soldi. Ok, allora, poi andiamo a una città militare. E vediamo se possiamo mettere altre... No. Niente da fare. Abbiamo tutti i mezzi che possiamo fare. Perfetto. Questo qui che fa? Perché c'ha il segnalino lì? Ah, vabbè, perché forse è incrociato con un altro. Ok, andiamo. Attacchiamo questa città. Subito all'attacco. Vai. Vediamo un po' che mi dicono quando si attacca. Avete denigrato la nostra fede. Il desiderio... vostra gente, che volete ancora? La nostra gente, la vostra gente discende dall'uma che spaziale prive di arti. Vai, questo come un figurino sopra il mio caminetto. Sì, come no. Ok, bomba statica, vai. Poi no, questo no, magari non è necessario. Vai, abbiamo iniettato tutto. Non è necessario perché iniettarsi anche i veicoli blocca, quindi non è proprio necessario questo. Vai, perfetto. Qui che abbiamo, ah, qui c'è un altro veicolo che aspetta che noi attacchiamo la città. Ah, bene. Allora, appena verrà distrutta questa città, che ci vorrà un pochettino. Fusione globale, anzi, ah, quasi. Se facciamo una fusione globale dovremmo passare all'istante alla fase spazio. Ma intanto conquistiamo questa città, magari la facciamo dopo. Perché sennò si allunga un pochettino la faccenda, però dovremmo avere la possibilità di farlo. Lo facciamo solamente giusto per vedere quello che succede. Magari. Qui abbiamo la città che è felice, questa qua. Mentre quest'altra pure. Quindi sarà un po' più complicata da conquistare. Ma noi facciamo una cosa, conquistiamo questa grossa città, perché queste altre sono più piccole, come possiamo vedere. Un pochettino più piccole, non ho l'idea di esserlo. Questa è sicuramente più piccola, mentre questa è più grande. Beh, potremmo ora, dopo che ho conquistato questa città, che succede adesso? Perfetto. Dopo aver conquistato questa città, faremo una bella fusione globale, così possiamo passare subito alla fase spazio e al bello del gioco. Vabbè, ho gli aeroplani. Perfetto, questa è una città religiosa con intervento militare. Ma proviamo a fare militare militare. Ok, direi che adesso possiamo qui posizionare le nostre difese e poi passeremo alla fase spazio sfruttando la fusione globale, che mi permetterà, se non erro, di conquistare le ultime città rimaste. Avrei potuto farlo anche prima, perché quello lì me lo richiede 8 città, mentre il totale sono 12. Al momento ho 10 città. So che chiede molti Simoleon. Spore Simoleon, insomma, Spore sono quelli di SimCity. Di Sims. Mentre, quelli di Spore sono ben altri. Bene, direi che possiamo tentare di questo qua. Compra tutte le città. Perfetto. Ah, bellina, i gazzetti. Ah, bellino il dirigibile. No, eccezionale il dirigibile. Non ci ha comprate comunque. Il dirigibile è eccezionale, è mitico. Bellissimo, cazzo, bellissimo. Bellissimo, odia.
Ma volevo che fate una cosa del genere, dai. Che non ero mai arrivato fino a questo punto con la civiltà. Come posso dire, la civiltà quella economica. Avevo sempre fatto la civiltà quella o guerriera o religiosa. Quindi direi che adesso possiamo passare tranquillamente alla fase spazio e alla progettazione della nostra navicella. Bene, se dovrei essere militare. Sì, vai, sono militare, perfetto. Quello che volevo ottenere una civiltà militare, quasi quasi, no. Come commerciante? No, sono militare. Ma ho indovinato, il militare pure mi ha dato il commerciante nello spazio. Che è questa storia? Vabbè, pace. Ah, è un peccato. Però vabbè, con il capitano spaziale possiamo sempre ottenere potere anche di tutte le altre. Ci vorrà un po' di tempo, ma beh, può sempre andare meglio. D'accordo, questo sarà il nostro bacino spaziale dove costruiremo la nostra astronave. Eccoci qua. Siamo all'edito della costruzione dell'astronave, come possiamo vedere siamo nello spazio, è sparito il cerchio, quando voi da noi sotto sparisce il cerchio semplicemente per semplificarci la visuale, passano pure gli asteroidi. Allora, vediamo un po', quale astronavicina astronavicella possiamo farci? Possiamo farci, quasi quasi, tenterei di costruire una specie di Enterprise. Vediamo un po'. Così, bene, questo ci sta. Poi la facciamo di un colore che ci assomigli più il più possibile. Direi che questo può andare molto bene. Dopodiché è necessario fare la sezione sotto, la dimostrazione dei motori. Quindi direi che questa va bene, anche questa. Ok, direi che sì, ci siamo. Ci siamo con le nostre... No, così. Qui come funziona? Su o giù, niente. Qui si allunga o si accorcia. Ecco, facciamo così. Sì, va bene. Poi ci serve un sistema per collegare questo a quello. Vediamo un po' cosa possiamo usare. Comunque dovete, già comunque mi scusate di dirlo, dovete sapere che per la costruzione dell'astronave non abbiamo i bonus come gli altri veicoli. Non abbiamo vita, potere commerciale, potere militare o simili e la velocità. L'astronave semplicemente per farla è puramente estetica. È puramente estetica. Cioè anche se quando metteremo i motori, questi qua, saranno completamente puramente estetici. Anche se vedete, non mi viene scritto come prima vita o velocità, per esempio. Perciò ora vediamo un po' di trovare qualcosa che possiamo mettere qua. Bene, dobbiamo ridurlo un pochettino, perfetto. E ora va girato premendo tab e inclinandolo. Ok, direi che va bene. Direi che è venuto molto bene, è venuto come inizio della nostra bella astronave, che ci vorrà un po' per costruirla, però abbiamo ancora 9500 di budget per le parti. Spero di non consumarlo tutto in poco tempo. Poi avremo bisogno dei dettagli. I dettagli, questi qui almeno sono simmetrici, come possiamo vedere. Li possiamo ingrandire e ridurre un pochettino o aumentare. In questo caso metto questi per fare le nostre belle gondole di curvatura di cui è famoso Enterprise. Allora, qui possiamo... no. Così, le voglio semplicemente originali i buchi. Allora, vediamo un po'. Avevamo un sistema, un componente, non mi ricordo dove è. Lo troverò. Motori qui non mi servono, questi non mi servono. Le parti aeree nemmeno, le armi neanche, per ora lasciamole stare. Ecco, volevo mettere il deflettore sul davanti. Direi che questo qua potrebbe andare molto bene. Oh no, mi sa che è un po' troppo vistoso. Serve uno che sia molto più compatto, molto più fino. Direi che questo qua non va molto bene. Direi che questo è il migliore. Sì, è uno dei migliori. Beh, facciamolo così.
Sì, ci potrebbe stare. Allora, vediamo un po'. Torniamo sui dettagli. Dovrebbe essere qua. Dovrebbe essere qui. Ci dovrebbe avere qualcosa. Adesso non mi ricordo dov'è. Perché l'ho già fatto un'altra volta una strada come questa. Vediamo un po'. Un po' se lo trovo. Se lo trovo, se lo trovo, se lo trovo. Qui non c'è. Di qua neanche. Dov'è? Ah no, eccolo qua. Dovrebbe essere questo. Sì, è questo. Le parti spaziali, giusto. Quindi questo non mi serve. Ah, vai lì. Poi metto su questo. Lo allunghiamo un pochettino. Queste sono le gondole, le nostre famose gondole di curvatura. Ok, no, però dobbiamo metterle in un'altra maniera. Ok. Riduciamo leggermente. Premiamo il tab e orientiamole in un'altra maniera. Ok, ecco, adesso ci stanno. Adesso vanno. No, culo levate. Adesso vanno bene. Avanti, indietro. Così dico, direi che vanno bene. Ok, direi che ci assomiglia, dai, come navicella. È molto molto semplice, ma ci assomiglia alla nostra, beh, alla nostra Enterprise. Allora, poi mettiamo qualche lucina. Qualche lucina, quella famosa luce che è sotto. Quella famosa luce che è qua sotto, la possiamo però ridurre. Che nel mezzo, c'è una luce all'Enterprise, no? Bene, allora ce la mettiamo anche qua. E essendoci una anche sopra, ci mettiamo anche la luce anche sopra. Perfetto. Via che così ci sta molto bene. Queste cos'è? Sono luci. Bene. Poi, queste come funzionano? Sono fatte questa maniera. Non so se queste sono quelle giuste o magari serve qualcosa di diverso. Vediamo un po' se abbiamo qualcosa. Questo non va bene. Questo non va bene. Questo. Direi che questo possa andare bene. Aspetta, questo qui che mi dà? No, questo non va bene. Questo qua cosa faceva? Faceva un effetto di questo tipo? No, ma è troppo lunga. Allora ci mettiamo questa, vai. Ma va a coprire, va a inserirsi di là. Allora, spostiamo un po' più indietro. Ah, dobbiamo girare verso l'alto un'altra volta. Ok, queste non ce le mettiamo, via, ci mettiamo le luci che avevamo messo prima. E via, no, queste troppo grosse. Quali erano? Qual era? Qual era? Non me la ricordo più. Ah, era questa. Vero? Sì. Era questa qui. La giriamo un pochettino, la giriamo verso il basso. E il gioco è fatto. No, troppo, troppo verso il basso. Perfetto. Boh, invento un nome e via. Extranet, via. Nave Extranet. Non sarebbe mica tanto male come nome. Ok, direi che possiamo procedere. Pazzi, pazzi. Ho guadagnato anche un trofeo, come possiamo vedere. Ah. I miei cittadini fanno tutti quanti festa, mentre gli ingegneri escono dal bacino spaziale e salta fuori l'astronave. Eccola qua, pure la faccina sorridente, no? Eccola, sei riuscito a sviluppare una nave in grado di affrontare lo spazio. I cieli ti chiamano, il cosmo attende. L'universo è ora a portata di mano. A parte che tu impari a pilotare questa cosa. Diamo il nome. Capitano Killer Nerd. Vai, perfetto. Congratulazioni, cadetto. Gran bel veicolo. Siamo. Ok, sa, vai. Tornerò presto. Adesso dovrei raggiungere ogni città e passare attraverso queste sfere di luce che vediamo. Vediamo questa specie di sfere di luce e li devo passare attraverso. Una. Abbiamo un'altra qua. Ogni città ne ha lanciata una sopra di essa, ad altezze differenti. Quindi devo alzarmi e abbassarmi in base all'altezza della sfera. Ok,
questa, eccola qua, l'ho presa. Questa pure. Ora dobbiamo andare in quest'altra qua. L'ordine non ha ben che minimo senso, l'ordine. Basta prenderle tutte. Possiamo anche saltare, ecco. Infatti abbiamo finito. In teoria potevamo anche saltarlo questo, però vabbè, lo abbiamo fatto. Bene, la promozione al capitano non tarderà ad arrivare. Cosa devo fare? Assegnarsi del volo, eh? Ok. Ci ha dato lo scanner. Beh, esamina una nuova specie, vediamo un po'. Ci chiede di esaminare queste due specie con lo scanner della nave, che sarebbe questo qua. Basta puntarlo e il gioco è fatto. Adesso ci stanno richiamando, eccellente, una scienziata che vuole analizzare i dati, perfetto. Funzionando direttamente le scansioni sono di grande aiuto, va bene. Usa il recettore situato nel pannello estivo per prelevare la creatura da esaminare. Bene, praticamente vuole che prelevi una di queste creature. Perfetto, ora dopo aver prelevato la creatura, la prelevata di esemplare indicato, perfetto. Adesso lo consegniamo. Scarica la creatura verde dentro il muro di una città. Perfetto, in questo momento basta selezionare la creatura e tenere premuto qua. Perfetto, adesso che è dentro la città abbiamo completato la missione. Ok, adesso dobbiamo sterminarne una. Va, basta chiappare il laser e sparare. Dobbiamo eliminarne 5 di queste di questa specie. 5 creature di questa specie. Ha poco senso, però lo facciamo. Allora, abbiamo qua. Questi qui sono indicati non da una freccia in futuro, ma da un alone giallo che li segue. Beh, la rilascio un alone giallo nel mondo. Oh, ripeto la creatura. Va bene, ne manca una. E dov'è l'ultima? Dobbiamo semplicemente seguire le ondine qua fatte da radar. Il radar ci dà queste ondine qui bianche e semplicemente il nostro obiettivo è da quella parte. Perfetto, ottimo lavoro. Buono, sono pronto. Perfetto. Compriamo il motore. Chiaramente ci dobbiamo comprare il motore. Non è che ce lo danno, ce lo dobbiamo comprare. E otteniamo la promozione al capitano. Prima medaglia delle tante che guadagneremo in questa fase. Usciamo dal pianeta e prendiamo la spezia. Quindi vi dico che da questa visuale vi dico che è tutto per questo episodio di Spore. Nel prossimo cominciamo a esplorare lo spazio e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!